Ciao a tutti, è arrivata un'altra bella ricetta oggi. Facciamo una bella fritturina di pesce, però il pesce sarebbe calamari, seppie e gamberetti. Andiamo subito all'opera e andiamo con gli ingredienti e con il procedimento. Andiamo? Via! Per la nostra frittura di oggi, questi sono gli ingredienti: due belle seppie, due bei calamari, dei gamberetti rosa, ho un buon olio per friggere, sale e un misto di farina. Io ho messo sia quella di semola che quella normale, 00 o farina 0. Andiamo subito con il procedimento. I nostri ingredienti per la frittura sono stati puliti, lavati e adesso facciamo un po' asciugare della loro acqua. Poi andiamo subito a infarinarli e procediamo con la frittura. Allora, andiamo subito con il procedimento dell'infarinatura. Io di solito per la frittura uso un sacchettino, vedete, metto la farina dentro e poi ci vado a mettere quelle che c'è da friggere. Io in questo caso incomincio prima con i gamberetti. I gamberetti hanno bisogno di una cottura molto più bassa. Una cottura minore rispetto agli altri ingredienti. Eccolo qua, vedete? Poi fate così come giocare a tombola. Vedete? Così tutta l'infarinatura è uniforme. Poi si prende e lo metto qua dentro in un passino. E togliamo la farina in eccesso, vedete? E poi andiamo a mettere dentro l'olio bollente. Così tutta la farina in eccesso cade giù e si compatta qua sotto nel contenitore. Eccolo qua. Allora, il nostro olio, vediamo, è bella a temperatura. Vedete, con questo sistema tutto il pesce infarinato viene tolto, tutta la farina che è in più, diciamo. Adesso andiamo a buttare nell'olio tutti i nostri gamberetti. Io friggo prima i gamberetti perché l'olio è molto più pulito. E il gamberetto ha bisogno di una cottura, diciamo, di 2 minuti neanche, giusto che diventano belli rossi. Ecco qua. Allora, intanto che i gamberetti si stanno cuocendo, vado a infarinare le seppie che ho già messo nel sacchettino. Vedete? Facendo questo movimento viene un'infarinatura bella uniforme e poi l'andiamo a mettere in questo passino per togliere tutta la farina. Ok, i nostri gamberetti sono cotti. Andiamo a toglierli e li mettiamo in un contenitore con una carta assorbente. Io in questo caso uso questo tipo di carta che si chiama carta paglia. Ecco qua, vedete? Allora, i nostri gamberetti li abbiamo tolti, adesso andiamo a mettere dentro le nostre belle seppie. Ecco qua. Mi raccomando, sempre l'olio bollente. Di non farlo scendere mai di temperatura. Queste non devono cuocere tanto perché più si cuociono più diventano dure.
sia le seppie che i calamari. Quando fanno un bel colorito, togliamo tutto. Ecco anche le nostre seppie, belle pronte, 5 minuti. Facciamolo scolare l'olio e le andiamo a mettere in un lato della carta assorbente. Vedete? Guardate che bel colore che ha fatto. Adesso vi faccio vedere una cosa. Scotta, scotta. Guardate che bella doratura che ha fatto. Sono tenerissimi. Adesso per ultimo buttiamo i nostri calamari. Anche questo abbiamo tolto tanta di quella farina. L'olio sempre a temperatura alta. Il calamaro lo faccio cucinare un paio di minuti meno della seppia. Il calamaro è un po' più tenero, diciamo, della seppia, eh? In genere il calamaro fresco ha bisogno di una cottura molto minore della seppia. Ed ecco qua, giunti anche alla friggitura dei calamari. Volevo farvi vedere, sì, ma non c'è tanta luce, guardate che bella doratura. Questo aiuta anche nel mix delle farine. Io nel sacchetto ho messo due tipi di farina, come dicevo prima. Farina di semola rimacinata e farina 00 o 0. Però faccio un mix, perché aiuta meglio nella croccantezza. Anche i calamari sono ben cotti. Vedete? Guardate che bel colore. Come dicevo prima, i calamari una cottura minore delle seppie. Allora, la nostra frittura è completata. Mettiamoci un po' di sale sopra. Andiamo a girare un po' con le mani. Ecco qua. Poi, in base all'assaggio che facciamo dopo, aggiungiamo il sale se ci vuole ancora. Guardate qua. Questa è la frittura di oggi. Calamari, gamberetti e seppie. Ecco qua, questo è il nostro piatto di oggi. Eccoci qua, il nostro bel piatto di fritturina l'abbiamo completato. Questo è il risultato di una buona frittura, chiaramente prodotti, diciamo, di prima scelta, calamari freschi, seppioline fresche, gamberetti, diciamo, sempre freschi. Se l'ingrediente è quello giusto, il piatto non si può sbagliare. Guardate qua, abbiamo messo un po' di limone come decorazione, come abbellimento. A qualcuno sulla frittura piace, devo dire la verità, a me piace. A me piace un po' di limone sopra la frittura, sia sul pesce, sia sui crostacei, sui calamari e tutto. Ok, non voglio prolungarmi, se vi piace questo piatto di oggi che voglio condividere con voi, mettete un like al canale YouTube, iscrivetevi, La Cucina di Guido, iscrivendovi al mio canale sarete sempre aggiornati costantemente ogni volta che io posterò un video, ok? Vi auguro buona giornata, buon pranzo. E grazie, alla prossima. Ciao!